Bentornati biker su un nuovissimo video. Quest'oggi parleremo delle novità EICMA, più che altro delle novità che mi hanno più colpito, ecco. Oggi parleremo della V-Strom 1050, come avrete visto dalla intro dove avete il walk around della moto. Ora, io ho preso semplicemente questo che è Debian, perché ragazzi c'è veramente troppa roba da dire su questa V-Strom 1050. Ha di tutto e di più sopra. Partiamo col dire che è una versione, non è una miglioria del precedente, ma praticamente è tutta nuova. Tutta nuova perché abbiamo un motore che è un po' più potente, sono più 107 cavalli, che su una moto del genere molti diranno che non sono tanti. In realtà, ragazzi, un endurone da viaggio di questo segmento non ha bisogno di tantissimi cavalli, come certi pensano. Tantissima elettronica al suo interno, abbiamo un controllo per quanto riguarda l'aiuto che dà la moto quando si è in discesa, quando si è in salita, con la partenza in salita, con la frenata da solo e in coppia. Praticamente ripartisce la frenata in modo equo tra l'anteriore e il posteriore. Abbiamo una IMU che lavora su tre assi e sei direzioni, quindi migliorate rispetto alla versione precedente. Abbiamo una tripla mappatura del motore, traction control classico, cruise control anche qui, ride by wire acceleratore, abbiamo di tutto e di più. E abbiamo anche un sistema per quanto riguarda l'ABS cornering, che qui è chiamato in un altro modo, ma comunque sia il funzionamento lo stesso. Sospensioni sia anteriore, quindi come forcella, e sia monoammortizzatore della Kayaba, pluriregolabili, e devo dire che tantissime, una lista di infinite di accessori sono il pacchetto che Suzuki fornisce per quanto riguarda la sua maxi endurona da viaggio, ma che vi permette con la versione XT anche di fare un po' di fuoristrada. Deriva come forma, come linea, dalla DR Big della fine degli anni 80, che secondo me ci hanno azzeccato parecchio. Tra l'altro hanno anche fatto una versione, adesso non la vedete nel video perché non l'ho ripresa, ma potete cercarlo su internet, c'è una versione, diciamo, speciale, un colore speciale, che riprende pari pari la DR Big dell'88-89. Quindi ragazzi, vi propongo di andare a vedere nei concessionari quando si uscirà, o farvi una ricerca su internet tranquillamente. È una moto che a me è piaciuta tantissimo, come voto darei un 8, anche un 9, perché è veramente fatta bene. E niente, spero di avere modo di provarla. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di condividere il video e di commentare qua sotto. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, attivando anche la campanellina per qualsiasi mia notifica. Vi saluto e vi ringrazio per la visione di questo breve video. Ciao a tutti ragazzi, buona strada. Ciao bikers.